Qui dietro c'è questo palazzo qua che stava vicino al locale, all'After Bomb, il Nexus. È un palazzo, come vedete, che adesso c'ha tutti i cancelli e ringhiere, perché l'ha dovuto mettere proprio per il fatto che spesso e volentieri ci svegliavano mentre dormivamo davanti alla porta del palazzo, perché ci addormentavamo lì, la mattina ci svegliava chi entrava dentro casa, e piano piano col tempo chiaramente hanno, si sono dovuti difendere insomma, da questa cosa qua, e hanno messo queste ringhiere che per non far entrare gente, insomma, però poi è finito tutto, quindi stanno lì dall'era, ma non servono più a niente praticamente. Ma questa strada qui, questa via qui, come era la strada che facevamo per arrivare al locale. E questo diciamo che è il punto dove c'erano tutte le persone, si vedevano tutte qui davanti e provenivano quasi tutte da sta via qua. E questa qui è la via Vico della Fontanella, che porta poi a un altro locale storico dell'era, che è l'Irish Pub, che sta ancora aperto. Perché che succedeva? Che se tu volevi bere qualcosa qua, bevevi i superalcolici, là bevevi la birra, quindi probabilmente là bevevi un po' di birra, poi arrivavi qua. E questa qua era la zona, l'unica strada che facevamo a piedi tutte le sere, ma delle volte anche 4-5 volte andata e ritorno, perché ci permetteva di andare in tutti e due i locali che stanno lontani 200 metri, facendo sto vicoletto qua praticamente. All'inizio degli anni 90 c'era questo che era il locale più famoso di Terni. Adesso siamo davanti alla porta, adesso non è più quello che era prima. Insomma, prima si chiamava, alla fine degli anni 80 si chiamava Afterbomb, poi si è chiamato Nexus, e era gestito da un tipo direi molto ok. E questo era un po' lo scopo per il quale noi suonavamo a Terni, nel senso che noi iniziavamo a suonare sì per divertirci, sì per andare in sala prove, ma soprattutto per riuscire ad arrivare a suonare qua la sera, perché se riuscivamo a fare un concerto qua la sera eravamo diventati famosi proprio al pari dei Metallica, dei Nirvana, che erano le band che ascoltavamo all'inizio. E tutto quello che concerne questo spazio che sta intorno a sto locale c'è ben un po' di problemi, perché come immaginate io, che sono Marco Biagetti e sono stato il cantante e chitarrista dei Kick Off 3, il batterista dei Fire Rest One, il cantante degli Alieno, il bassista di Transfo Zeta, l'ho vissuta per bene questa zona qua, e vi dico che sta pora gente che abita qui si è trovata, insomma, spesso e volentieri persone che gli dormivano davanti casa, che hanno dovuto svegliare proprio a zampate. Perché era fondamentalmente questa era la gioventù che avevamo noi, suonare, esprimerci in questo modo qua, ma anche insomma essere abbastanza eccessivi. E quindi questa è tutta la parte che riguarda quel piccolo ricordo del quale ho parlato. E questo locale qua ovviamente all'era era considerato, diciamo, l'Alfeus di Terni, come l'Alfeus di Roma, il Leoncavallo di Milano. Qui ci stava l'intoccabile Nexus, che era proprio il numero uno dei locali per suonare la sera. Se suonavi qui una sera eri proprio un artista assolutamente fatto e finito, ecco. Questa è la parte fuori del locale, insomma, tutto quello che riguarda questa parte fuori era spesso più. C'era spesso più gente qui che dentro il locale, perché c'era proprio un interscambio, e quando la musica era troppo alta, il volume era troppo alto, non si riusciva a parlare, si usciva fuori a parlare. E stavamo tutti qua. Se c'erano 100 persone dentro il locale, 70 stavano qui fuori, tutte quante accalcate, qualcuno a vomitare, qualcuno a litigare, qualcuno a fa botte, però era sempre comunque una cosa positiva, sempre una cosa molto genuina, ecco, eravamo molto, molto genuini, si può dire. Quando facevi questo vicoletto qua erano delle scene di guerra, nel senso che potevi trovare qualche amico tuo che stava sdraiato per terra ovunque, e poi dopo li raccoglievi e gli dicevi: dai, andiamo a suonare, andiamo a sentire questo gruppo che suona. Comunque era tutto volto verso andare a vedere il concerto, chi suonava quella sera, che spesso e volentieri non si sapeva neanche. Poi c'erano i volantini, si mettevano i volantini all'era, no? Quindi quando tu metti il volantino, non è che tutti lo vedevano, non esistevano i social, quindi può darsi pure che nessuno passava davanti a sto volantino, erano magari messi male oppure erano pochi, e quindi non sapevi chi suonava. Questo è pure, sto punto qua è un tremendo, perché pure questo è stata una scena non, proprio
Direi una scena di guerra non indifferente. Infatti hanno coperto tutto pure qua, vedi, col tempo. Pensa che adesso sto punto dei Terni praticamente non è più neanche frequentato, perché da quando noi abbiamo smesso di frequentare questo locale qua, da quando sto locale qua ha chiuso, non c'è più bisogno di fare questa strada qua, nessuno la fa più. Quindi la notte sono tutti molto più contenti quelli che abitano qui, penso. Non è cambiata quasi per niente sta parte Eternia. Questo non so neanche che cosa sia. Non ho mai vista comunque sta pedana qua. So, penso che sembra che c'è sta pure da parecchio tempo. Ecco, praticamente davanti a noi c'è sta l'arco che te faceva uscire sulla rispa. Già da qua si iniziava a vedere la gente che stava davanti al locale. Così iniziavi pure a capire se era il caso che andavi là oppure se dovevi fare botte con qualcuno e te l'aveva promesso. Quindi già da qui capivi, arrivando dal Nexus, che potevi fermarti o no, insomma erano sempre venerdì o sabato chiaramente, difficilmente altri giorni, sempre di fine settimana si viveva sta vita. Ecco, qui ci stanno le lanterne dell'Irish davanti a noi e quindi abbiamo fatto in questo momento il pezzo proprio dei, diciamo, gli anni 90 Ternani erano per chi suonava a Terni, per chi suonava, per chi era punk, per chi era alternativo. Questa qua era la strada che si faceva tutti i sabati, proprio fissa, a meno che non c'era un concerto fuori, ma lì dopo ci si organizzava con le macchine, però la maggior parte dei concerti ci tenevamo a andarli a vedere a Terni perché era città nostra e perché ci stava tanta gente che suonava e non bastavano i sabati per i gruppi che c'erano perché erano tantissimi. Quindi, e poi tutti quanti devo dire di alta qualità, non ho mai visto, ho visto poche volte suona qualche gruppo che veramente ho detto ah, questi qua proprio. Qui a Terni ci stava anche parecchia qualità, direi. E questo è l'Irish Pub. Questo è ancora aperto, ovviamente. Ancora va alla grande. E era da qui, questa qui è l'entrata. E lì stavamo super giù sdraiati qua davanti. E questa qui era la zona proprio quando non ce la facevi più. Venivi qua, ti sdraiavi qui e parlavi con gli amici tuoi. Poi è stato aggiunta una grata, qui è cambiata la situazione perché ovviamente entravamo dentro pure alle scale e qui ci stavano i migliori punk d'Eterni proprio, poi ci stavano diciamo due centri sociali a Terni famosi dall'era, il Cimarelli e Icaro. Icaro stava in via De Filis, che non tanto lontano da qui. Cimarelli invece è stato sempre in periferia e quelli due sono stati i due centri sociali dove certe volte avevamo paura pure noi a andarci, nonostante non eravamo tranquillissimi come persone, però lì insomma ci sono stati i tempi d'oro del punk, la fine anni 80, inizio anni 90, sono stati i posti in cui si faceva la guerrilla proprio quella vera e ci stavano i veri punk d'Eterni, i panchettoni proprio quelli vestiti da punk inglese, quelli con quelle Dr. Martens. Noi diciamo che ci rifacevamo un altro tipo di punk, il nostro tipo di punk era il punk americano, quello dei Black Flag, dei Fugazi, cioè il fai da te praticamente.